Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e mi iscritti più di tutti. Sono qui oggi su FootEd per presentarvi i possibili giocatori IF del Team of the Week 22. Diciamo, ritorno a fare questa serie perché voglio cimentarmi nello scoprire quali potrebbero essere i possibili giocatori IF di questa settimana. Sono tornato a fare questo tipo di predizioni, diciamo, di possibilità, perché voglio vedere se riesco a indovinare, dai, quale potrebbero essere i giocatori in forma. Iniziamo subito, scusate un attimo, a posto, con un giocatore che sì, ha fatto due gol nella partita vinta per 3-0 dal Marsiglia. Si tratta di Payet, per lui due gol, un upgrade in tiro e in qualcosa, forse in velocità. Se volete che vi metta anche la carta upgradata, fatemelo sapere. Io cercherò di essere il più preciso possibile. E quindi, questo è il primo giocatore. In questo episodio, naturalmente, ci potrebbero essere le prime versioni TIF, ovvero le terze versioni in forma, perché ci sono stati tre giocatori che hanno giocato bene con le loro squadre. Però, tra questi tre, uno ho scelto e vi dirò tra un po'. Il prossimo è Mkhitaryan. Mkhitaryan l'ho scelto al posto di Lewandowski, che è tra quelli che potrebbero uscire TIF, ma non penso, perché Mkhitaryan ha fatto due gol, una partita vinta 5-1 dal Dortmund. Già questa carta così non IF, già secondo me è una buona carta, con ottimo tiro, buon passaggio e buona velocità. Quindi già così va già meglio. Gli aumenteranno sicuramente il tiro se esce in forma. Prossimo è Ramos. Ah, Ramos. Dai, facciamo Ramos. Vediamo Adrian Ramos. Per Ramos c'è stato due gol e un assist nella partita vinta 3-0 fuori casa dall'Hertha. Quindi un upgrade in tiro e in passaggio. È di testa questo giocatore, così già è buonissimo. Heading accuracy 86, davvero niente male, con un 92 di salto. Mamma mia, questo sicuramente di testa è un bagatone di quelli mai visti. Prossimi due giocatori sono del Liverpool. Si tratta di Skrtel. Andiamo a trovare, si scrive così, boh, no, così. Skrtel. Sono due giocatori del Liverpool. Skrtel è molto più probabile che esca in forma, perché ha fatto due gol nella partita vinta 5-1. Due gol per un difensore centrale sono da premiare con una versione in forma sicurissima. Versione molto meno improbabile per Sterling. Ha fatto anche lui due gol del Liverpool, che ha giocato contro l'Arsenal. Quindi il Liverpool ha vinto 5-1 contro l'Arsenal. Quindi o Skrtel o Sterling dovrebbero uscire in forma per forza, obbligatoriamente. Allora, poi il prossimo si tratta di Nolan. Nolan, dove sta? Sì, questo. Ha già una versione in forma. Cambia un bel po' dalla versione normale. Più 4 in tiro, più 3 in passaggio, più 1 in velocità, più 2 in dribbling, più 2 in difesa e più 3 in testa. Con questo upgrade aumenterebbero ancora di 1 o 2 il tiro e di un punto 2 la velocità, perché ha fatto 2 gol, una partita vinta 2-0 fuori casa del West Ham. Quindi probabilissima versione SIF. Vediamo, anche se non penso
perché è uscito già nel Team of the Week 21, anche se non è mai detta l'ultima parola. Il prossimo giocatore è un giocatore che potrebbe ricevere una versione TIF, si tratta di Eden Hazard. Per lui 3 gol, una partita vinta del Chelsea 3-0, quindi ha fatto tutto lui, come potete vedere già dalle statistiche. Come potete vedere, Hazard ha quasi tutto verde, però la forza è l'unico problema di questo giocatore. Infatti io sinceramente non mi piace tanto questo giocatore, perché ha una debole, è debole diciamo, non ha forza fisica, però è molto veloce, ha un buon tiro e ha un ottimo passaggio, quindi potrebbe essere, diciamo, un giocatore da far correre sulla fascia. Il prossimo giocatore è uno della Serie A, finalmente, si tratta di Gonzalo Higuain. Higuain, per lui 2 gol, la partita vinta del Napoli contro il Milan per 3-1, quindi un upgrade in tiro e un più 2 in velocità, secondo me. Il che lo renderebbe uno degli attaccanti forse migliori della Serie A, insieme a Balotelli e Tevez, if. Naturalmente io preferisco Balotelli a Tevez o Higuain, perché secondo me sono, diciamo, più completi per forza fisica. Se esce un Higuain in forma mi piacerebbe anche provarlo, se riuscirei, ma non penso. Ma non fa niente. Il prossimo è Berza CDC. Come CDC ha fatto 2 gol, quindi per me esce in forma al 100%, anche perché non ha ancora ricevuto una versione IF, quindi una versione IF per lui è scontata, perché ha fatto 2 gol da CDC. Il prossimo è Han. Allora sì, si scrive così. Han, già ricevuto una versione in forma, un'altra versione in forma forse potrebbe arrivare, perché ha fatto 2 gol, la partita ha vinto 4-1 fuori casa. Han, come potete vedere, ha un 83 di forza fisica, davvero niente male per un argento, però il suo tiro è veramente scarso, con un 60 di tiro, non tanto è un buon giocatore secondo me. E come ultimo nome, ma non per importanza, perché è un giocatore, uno dei più forti del mondo, un giocatore che forse, diciamo, quest'anno ha ricevuto un infortunio che l'ha un po' paralizzato e quindi non ha potuto giocare molto. Si tratta di Lionel Messi. Se esce un upgrade, scusate, un po' di Lionel Messi. 94 di overall, se esce un upgrade diventa un 95. Per lui 2 gol e un assist nella partita vinta da Barcellona fuori casa per 4-1, quindi una versione IF che ci sta, perché comunque è ritornato da un po', se non erro, non mi ricordo di preciso da quanto è tornato a giocare, però sinceramente potrebbe anche non servire la versione in forma di Messi, perché c'è già la versione del Totti, quindi sarebbe una cosa, diciamo, inutile. Ebbene ragazzi, l'episodio oggi si conclude, spero vi sia piaciuto. Se avete qualche commento da dire, qualche giocatore che volete aggiungere in questo Team of the Week possibili giocatori, vi invito a lasciare un commento qui sotto. Mi raccomando, iscrivetevi se non siete già iscritti. Qui è Giovi Sport, vi saluta e vi ringrazia.